Parliamo ora dei più antichi documenti scritti. L'alfabeto latino, l'abbiamo accennato prima, venne elaborato nel VII secolo a.C. sulla base dell'alfabeto usato nella colonia greca di Cuma, in Campania. Dunque, l'alfabeto latino è un alfabeto greco adattato alla fonetica del latino. Non è chiaro però se la discendenza sia diretta oppure se ci sia stata la mediazione dell'alfabeto etrusco. Abbiamo anche detto che la più antica iscrizione latina si trova sul cippo del foro, un blocco di tufo che si trova in un'area sacra nel foro romano e che contiene una maledizione in latino arcaico, molto diverso dal latino classico. L'iscrizione risale al 560-550 a.C. circa ed è bustrofedica, cioè si legge alternativamente dall'alto in basso e dal basso in alto. Questo tipo di scrittura è detta così perché ricorda l'andamento di un bue che ara il campo. Infatti la parola bustrofedico viene dalle parole greche che significano bue e volgere. Anche se l'alfabeto latino è molto antico, l'uso della scrittura rimase limitato per almeno 3 secoli ai pochi che erano in grado di leggere e scrivere, e quindi sacerdoti, alti funzionari e artigiani. La scrittura fu utilizzata quindi nei seguenti ambiti: le iscrizioni religiose, come appunto quella del cippo del foro, che venivano realizzate dai sacerdoti sulle pareti dei templi per dediche alle divinità oppure per prescrizioni particolari di tipo religioso. Le iscrizioni di artigiani, spesso immigrati dall'Etruria o dalla Magna Grecia, i quali a volte sui propri manufatti incidevano il loro nome o intere frasi. È il caso della cista Ficoroni, la quale ci tramanda il nome dell'artista e anche l'informazione che è stata fabbricata a Roma. Le iscrizioni funebri o elogia, incise sui sepolcri di uomini illustri e sotto le maschere di cera che raffiguravano i volti degli antenati di una famiglia, che venivano conservate nelle case. Queste iscrizioni, analogamente alle laudaciones funebres, raccontano i nomi, le cariche ricoperte e le imprese compiute dai personaggi defunti. Come esempio abbiamo conservate le iscrizioni funerarie degli Scipioni, nel sepolcro del III secolo a.C. costruito vicino alla Via Appia. Roma stabilì trattati di alleanze e di pace con altre città, che venivano trascritti in luoghi pubblici. Per esempio, il primo trattato con Cartagine stipulato nel 509 a.C., che fu tradotto anche in greco dallo storico Polibio. Ovviamente le leggi, le 12 tavole, che furono esposte nel foro, rimasero la base del diritto romano anche nei secoli successivi. Ci rimangono dei frammenti citati da autori posteriori. Sono in una lingua arcaica ed essenziale, che rispecchia l'esigenza di imparare a memoria il testo. Nell'epoca più antica, i re e poi i sacerdoti stabilivano sulla base delle fasi lunari in quali giorni si dovessero celebrare le festività civili e religiose. Fu stabilito un calendario fisso, nel quale erano non solo indicate le varie festività, ma anche le attività consentite nelle varie giornate. Si distinguevano infatti i giorni fasti, nei quali era lecito per un giudice pronunciare giudizi. Fastus infatti viene da fas, che vuol dire lecito, e i giorni nefasti, in cui invece non potevano essere tenuti processi. In altri giorni detti comiziales era consentito svolgere l'attività politica con le assemblee e altre forme di attività, eccetera, eccetera. Il sostantivo faste al plurale significa calendario. I calendari erano esposti in luoghi pubblici. I faste ansiates maiores, cioè faste ansiati maggiori, è un calendario che risale al 65-55 a.C. ed è stato trovato nella città laziale di Anzio. Per fasti consulares, infine, si intendeva l'elenco delle persone che avevano ricoperto la carica di console a Roma, anno per anno. Il sistema di datazione si basava sui consoli, e cioè, per indicare un certo anno, si citavano i nomi dei due consoli che erano stati in carica appunto in quel determinato anno. Gli elenchi delle diverse magistrature erano invece contenuti in rotoli di lino, chiamati libri lintei. I pontefici, ovvero i sacerdoti, curavano anche la registrazione in forma di cronaca degli avvenimenti che si erano verificati ogni anno, e quindi guerre, calamità naturali, prodigi, eccetera. Queste notizie, appunto perché erano redatte anno per anno, presero il nome di annales, cioè annali. Gli annali venivano scritti sulla tabula de albata, cioè una tavola bianca esposta davanti all'abitazione del pontefice Massimo, che era il capo del collegio sacerdotale, e poi venivano conservati negli archivi. Infatti lo scopo non era di creare un'opera letteraria, ma era quello di creare una documentazione archivistica.
Alla fine del secondo secolo a.C. il materiale conservato fu pubblicato in 80 libri con il titolo di Annales Maximi, cioè Annali del Pontefice Massimo. Gli Annales Maximi furono poi una delle fonti a cui attinsero i più antichi storici latini, che mantennero anche loro l'impostazione di cronaca annuale. Nel periodo IV-III secolo a.C. operò Appio Claudio, in seguito soprannominato cieco perché in tarda età perse la vista. Lo si ricorda in particolare perché fu il costruttore della importantissima Via Appia, che fu la principale via di comunicazione con la Campania, e il costruttore del primo acquedotto romano. Apparteneva ad una importante famiglia patrizia originaria della Sabina, la regione montuosa del Lazio settentrionale. Si distinse nelle guerre sannitiche, fu censore nel 312, due volte console nel 307 e nel 296, e nel 280 si oppose con forza alle richieste di pace avanzate da Pirro, il re dell'Epiro, e convinse il Senato a continuare la guerra con una celebre orazione, la quale, secondo le fonti, fu trascritta e conservata almeno fino all'età di Cicerone. Fu anche un riformatore religioso, infatti introdusse nuovi culti per celebrare le vittorie di Roma, come la Vittoria e la dea guerriera Bellona, a cui dedicò un tempio in Campo Marzio nel 296 a.C. Fece delle riforme importanti anche nel campo del diritto. Infatti, nel 304 a.C. fece pubblicare, a cura di Gneo Flavio, che era un suo liberto, una raccolta di norme di diritto civile, chiamato Ius Flavianum, a completamento e a rafforzamento delle 12 tavole. Inoltre, ad Appio Claudio è attribuita una raccolta di formule giuridiche da usare durante i processi, dal titolo De Usurpationibus, che si traduce sulle formule. Però, siccome di quest'opera non sappiamo praticamente nulla, qualche studioso dubita dell'attribuzione. Appio Claudio Cieco fece una importante riforma dell'alfabeto latino e dell'ortografia. Il latino al suo tempo aveva subito un cambiamento, per l'uso che si era affermato nella pronuncia del rotacismo, chiamato così dalla lettera greca rho, cioè R, per cui la S intervocalica che appariva nella scrittura ormai si pronunciava R. Appio Claudio dunque stabilì che per questa usanza che si era affermata anche la grafia doveva adeguarsi. Così da allora, ad esempio, il nome Fusius si scrisse Furius, Valesius si scrisse Valerius, Lases Lares, eccetera. Con questa riforma Appio Claudio diede un impulso al processo di alfabetizzazione, che già si stava estendendo. Appio Claudio Cieco scrisse il Carmen de Sententiis, in Metro Saturnio, che era una raccolta di massime, proverbi e riflessioni morali, derivati anche da citazioni presenti nei modelli letterari greci, quali le commedie di età ellenistica. Cicerone afferma inoltre che Appio Claudio si era ispirato alla filosofia pitagorica, che circolava a quel tempo negli ambienti romani. Ma non si può verificare quanto questo sia vero, perché del Carmen de Sententiis ci restano solo tre frammenti relativi a tre diverse sentenze. La più famosa ci è arrivata per citazione indiretta, parafrasata in prosa, e dunque non è ricostruibile la sua metrica originaria. Questa dice: Fabrum esse sue quemque fortune, che tradotto è: ciascuno è artefice della propria sorte. Capiamo bene che si tratta di una considerazione di notevole modernità, che esalta l'iniziativa personale, e dunque in controcorrente alla comune credenza dell'epoca che gli dèi e il fato fossero gli artefici delle vicende umane, coloro che decidevano l'esito delle nostre azioni. Si pensi alla divinità Fortuna, la personificazione del destino. Gli altri due frammenti che ci sono rimasti sono l'uno l'invito ad essere equilibrati e ad evitare l'arroganza, l'altro è un'esortazione a fidarsi degli amici, ma anche a fare attenzione ai nemici. Per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima.